Sindaco, oggi commemoreremo il ricordo di due grandi uomini dell'isola di Ischia, ma anche rappresentanti dell'Arma. Perché è importante? Il ricordo è fondamentale. Nelle comunità alimentari il ricordo di persone che durante la loro vita hanno assunto condotte da esempio, è bello che poi con il passare degli anni non si perda la memoria di queste persone, in maniera tale che i giovani possono avere dei modelli di riferimento. Iniziative come queste vanno proprio in questo solco, perché siamo convinti che così la nostra società conquista ulteriori spessure. Avete scelto anche una rappresentante dell'Arma, ma anche dello sport. Perché proprio questa scelta? Va bene, siamo alla penultima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo. L'atleta che premieremo stamattina è stata una medagliata delle precedenti edizioni dei Giochi Olimpici, ma comunque è stato un vessillo dell'Italia ed è bello che poi una località turistica come Ischia possa testimoniare la felicità di poter ospitare in questi periodi personalità di questo spessore che sicuramente ci inorgogliscono quando scelgono, ci scelgono per trascorrere le proprie vacanze. Elisa, oggi hai ricevuto qui a Ischia un premio alla memoria di due rappresentanti dell'Arma. Qualche impressione in merito? No, per me è un onore non solo essere qui con voi ad Ischia, che è un'isola che adoro, ne parlavo prima con il sindaco, noi ci siamo sposati qui nel 2019, adesso battezzeremo il secondogenito ad Ischia, passiamo le vacanze, quindi appena possiamo veniamo qua e ci rifugiamo qui in quest'isola meravigliosa. È un onore ricevere questo premio in quanto poliziotta, no? Membra della polizia di quest'Arma, e mi fa piacere conoscere la famiglia. Ed è un onore grandissimo rappresentare questa persona che è stata così importante per la nostra Arma. Lei quest'anno non ha partecipato alle Olimpiadi, però vorrei un'impressione su queste Olimpiadi in cui l'Italia sta andando per la maggiore. Sì, sono felicissima. Sono partite come Olimpiadi particolari, strane in questo anno, questi 2 anni di pandemia. Io ho deciso di mettere al mondo un altro figlio e di non partecipare a queste Olimpiadi, però vedo che l'Italia sta facendo bene e che sta dimostrando che tutto questo momento di chiusura non ha fatto altro che aumentare la fame di questi sportivi che stanno prendendo tante tante medaglie e questo ci fa onore. Speriamo di aumentare ancora, abbiamo pochi giorni, però ci sono anche le Paralimpiadi. Comunque questa cosa di mettere al mondo un figlio le fa tanto onore, nel senso che lei non è solamente un'atleta, una giornalista, una scrittrice, ma è anche una madre. E quindi è un bel progetto di vita, credo che dà anche un bel messaggio per i giovani. Lei che cosa si sente di dire ai giovani che vogliono avvicinarsi sia allo sport e anche alle donne che desiderano essere anche madri? Allora, per me è importantissimo per un giovane, per un ragazzo, cercare di avvicinarsi allo sport o al mondo del lavoro facendo di tutto, anche tanti tanti sacrifici, perché non ti regala niente nessuno e perché è importante avere una buona preparazione. Io non nasco campionessa, ma sono caduta, ho perso tante volte prima di arrivare a vincere, a raggiungere delle vittorie. E penso che le donne anche in generale debbano avere la possibilità di diventare mamme e di realizzare il proprio sogno. Questo in concomitanza con la carriera, perché è giusto che una donna si senta sia mamma che soddisfatta e non frustrata. Io ho dovuto scegliere, perché comunque non potevo fare l'Olimpiadi con incinta, logicamente, con un bambino. Potevo aspettare, ma non ho voluto, ho dato priorità alla famiglia, che penso sia uno dei valori più importanti. Lei ha detto sono spesso caduta. Lei si ritiene un'atleta imperfetta nel suo famoso libro. Perché ci tiene a questa definizione? Ci tengo perché oggi come oggi tanti ragazzini, tanti bambini che vedono, seguono i social, che seguono le persone dello spettacolo, i campioni, vedono sempre queste immagini di perfezione, di bellezza. Non è così, non è assolutamente così. Per
ci sono delle imperfezioni fisiche, ci sono delle imperfezioni di vita. Io ho avuto tante esperienze brutte che poi mi hanno fortificato e mi hanno portato ad essere quella che sono diventata. Nella mia imperfezione però, perché comunque non siamo macchine, siamo esseri umani, quindi ci sta la caduta, ci sta il momento no, ci sta il problema fisico, tutto sta e superarlo e come superarlo. Fa anche delle missioni umanitarie in Kenya, per esempio. Ci vuole raccontare qualche emozione che ha vissuto? Sì, dopo Londra 2012 sono stata in Africa perché volevo condividere la felicità di un'Olimpiadi, di un oro vinto con le persone meno fortunate. È stato bellissimo anche perché sono tornata piena dei loro sorrisi, della loro gioia di vivere. Pur non avendo niente, loro si accontentavano, gioivano di poco. E questo è un grande messaggio, secondo me, anche ai ragazzini d'oggi, ai bambini d'oggi che hanno tanto, vogliono tanto, vogliono sempre di più. E io conto di portare i miei figli in Africa e far vedere certe realtà. Secondo me c'è bisogno di vedere certe realtà per capire, rendersi conto di quanto siamo fortunati. Si cade per vincere, lei ha vinto tantissimo, la sua storia è veramente destinata, secondo me, a diventare un monito per tanti. Però lei è un po' a 360 gradi completa, nel senso anche l'esperienza di Ballando con le Stelle, la danza, vogliamo parlare anche di questo, ha vinto anche ballando. Sì, è stata un'esperienza bellissima, divertente, per me era sport comunque, perché il ballo non lo conoscevo a quei livelli. Io ho fatto un po' di danza classica un anno e mezzo prima di fare scherma, però non ero mai stata in un posto, in una palestra, non avevo mai imparato. Alla fine sapevo 12 coreografie e mi allenavo tanto anche lì. Ci ho messo tanto del mio carattere, della mia disciplina. Mi allenavo 10-11 ore al giorno e alla fine i risultati sono arrivati anche grazie al ballerino che mi ha insegnato, Raimondo Todaro, un grande ballerino e una grande persona. Ha vinto tanto. Quale delle sue vittorie sportive è quella che porterà sempre nel cuore? Sicuramente la prima vittoria, al di là delle Olimpiadi mondiali, quelle sono vittorie meravigliose, grandissime. La prima vittoria, ero piccola, c'era ancora mio maestro Ezio Triccoli, che ha fondato la scuola Iesi, famosissima, e ha creato campioni come Valentina Vezzali, Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, me. C'era ancora lui che mi guardava, c'era mia madre. La prima vittoria dove ho capito, mamma mia, sto sport è faticoso, perché c'ho queste foto con sta vena gonfia, le occhiaie, però ero felice di aver vinto, di avercela fatta. E progetti per il futuro da svelarci? Ma per ora non so, nel senso che io sono come quando esci dall'esame di maturità e dici oddio, adesso che faccio? Ogni sportivo abituato a una lunga carriera, ovattata se vogliamo anche, no? Si trova un po' così, dice adesso che faccio? Cosa sarò bravo a fare? Sono pronta a tutto, nel senso che io sono molto aperta, cioè potrei fare tutto con la giusta preparazione e spero di trovare un mestiere che mi dia soddisfazione, che mi piaccia e che mi faccia stare con i figli anche. Ultima domanda, che cosa è per lei il fioretto? Vabbè, per me il fioretto è l'arma, è stato il mio compagno di vita, diciamo. Infatti mio marito è geloso a volte di questo fioretto, perché è stato un po' come un compagno di vita, cioè è fondamentale per combattere un po' tutti quei mostri che avevo io, no, in testa. Fioretto come la maschera mi hanno permesso di trovare una via, di avere un obiettivo innanzitutto, e di conoscermi meglio e di poter combattere non solo le avversarie, ma anche delle cose che avevo un po' dentro da ragazzina. Siamo con Fabio ed Agnese Picone, rispettivamente figli e nipoti dei due commemorati oggi. Verrà dato un premio in memoria ad una grande schermatrice. Quali sono le vostre emozioni? Allora, partiamo dal presupposto che è la prima volta che viene dedicato anche a nostro padre, che è scomparso da un anno, improvvisamente. Questa emozione l'abbiamo già provata con il nonno ed è un orgoglio per noi enorme, per noi e tutta la famiglia. Una forte, quest'anno ancora di più perché c'è anche papà e mi dispiace che non ci sia, però se lo gode dall'assù so che adesso è molto molto orgoglioso. Sarebbe orgogliosissimo di questa cosa, sì. Questo premio era un'occasione di orgoglio, di ricordo del nonno, e quest'anno ancora di più perché in suo ricordo
è una cosa che lui sicuramente sarà, avrà un sorriso che gli arriverà fino a dietro alle orecchie proprio. So che c'è anche un nipotino che porta il nome di tuo padre. Eccolo là, sì sì, Claudio Picconi è il primo perché ce ne sono due, uno di 12 e uno di 5 anni. E nonostante uno dice, sai, chiami due nipoti con lo stesso nome del nonno, però era proprio, proprio perché era una bravissima persona, una grande persona, noi l'abbiamo fatto con una convinzione, proprio convinti di questo, che loro portassero questo nome. Sì. Siamo con Sebastiano Lucido Balestrieri, presidente dell'UNSI Ischia. Sebastiano, oggi avete consegnato un premio in memoria, perché è importante ricordare questi due personaggi dell'arma. E comunque è importante sempre ricordare persone che hanno fatto del bene dell'isola di Ischia e per tutta la nazione. Noi siamo un'associazione che il nostro scopo è quello di ricordare, di tramandare le tradizioni anche come cultura nelle future generazioni. Oggi è stata una bellissima giornata, anche grazie all'amministrazione, al sindaco, sempre attenti a queste situazioni familiari diciamo di benessere per la cittadinanza. Oggi abbiamo ricordato Nello Picconi, maresciallo della Polizia di Stato, e suo figlio Claudio, che sono state delle persone per l'isola che hanno dato molto, si sono sacrificati per il lavoro e per la loro dedizione all'istituzione. E come matrina di eccezione abbiamo avuto la campionessa olimpionica del 2012 alle Olimpiadi di Londra, che anche lei indossa le fiamme oro nel gruppo sportivo dell'esercito della Polizia di Stato, quindi un connubio tra Polizia di Stato e l'amministrazione. E quindi oggi per me è stata una giornata bellissima, una giornata molto emozionante. E ringrazio tutti voi, anche voi di Tele Ischia che siete intervenuti, perché con la vostra partecipazione rendete questo momento per tutta la comunità. Ricordare tutte queste persone è un atto dovuto, è un atto molto di cuore per le prossime generazioni.